determinati casi, gli strumenti di simulazione visti fino adesso, sia la ricerca obiettiva e la tabella dati, non sono sufficienti a risolvere un problema. Ad esempio, siamo nel caso dei problemi di massimizzazione o minimizzazione vincolata, ossia dove occorre trovare la combinazione migliore per massimizzare o minimizzare un determinato valore che al momento non si conosce. E in determinati casi sono anche presenti dei vincoli che occorre rispettare. Ecco, lo strumento di simulazione che Excel ci mette a disposizione per risolvere questo tipo di problemi è il risolutore. Ma facciamo un esempio per capire meglio come funziona. In questo foglio di lavoro troviamo indicazioni di tre prodotti P1, P2 e P3 con i relativi margini di guadagno alla vendita. Nella tabella risorse prodotti troviamo indicato il numero di ore necessarie di lavorazione del macchinario 1 per ciascun prodotto: un'ora, mezz'ora e 2 ore per prodotto 1, 2 e 3. Sappiamo però che il macchinario 1 ha una capacità produttiva di numero di ore massimo pari a 1000. Diciamo, nella tabella piano iniziale di produzione, indicando le quantità, viene calcolato il profitto generato dalla vendita di quelle quantità, ma allo stesso tempo viene indicato anche il tempo necessario per la produzione. Modificando le quantità potremmo ottenere, diciamo, un mix produttivo che permette di saturare il macchinario. Ma come essere certi che questo mix produttivo massimizzi il profitto? Allora, per fare questo, in questo caso è abbastanza semplice, in quanto è sufficiente dividere il guadagno per il numero di ore necessarie per la produzione. Il prodotto che produce più margine a parità di ore di produzione sarà il prodotto che genererà maggior profitto. Quindi in questo caso 630 è il prodotto 2. Quindi il mix produttivo che massimizza il profitto non potrà essere il mix produttivo che permette di saturare al massimo il macchinario 1 producendo solo prodotti 2, in questo caso 2000 unità del prodotto 2. La stessa soluzione poteva essere trovata attraverso l'utilizzo dello strumento di simulazione risolutore. Questo strumento di simulazione è un componente aggiuntivo. Per attivarlo occorre andare nella scheda file, menu opzioni, nella voce componenti aggiuntivi, selezionare componenti aggiuntivi di Excel, cliccare su vai e selezionare mettere flag sul risolutore, dando l'ok. Il comando comparirà nella scheda dati in un gruppo che si chiama Analisi. Cliccando sul comando sarà possibile indicare la cella che si vuole definire come obiettivo. In questo caso diciamo che la vogliamo massimizzare, max, in caso alternativo potremmo anche definire che vogliamo ottenere il valore minimo o impostarlo ad un determinato valore. E selezioniamo le celle che dovranno variare, in questo caso le tre quantità del prodotto 1, 2 e 3. Il risolutore permette anche l'inserimento di vincoli nel calcolo. Sarà sufficiente cliccare su Aggiungi, si aprirà la finestra di dialogo Aggiungi vincolo e andremo a indicare i diversi vincoli del nostro problema, ossia che il totale del consumo del macchinario 1 non deve superare il valore di 1000 contenuto nella cella H7. Ovviamente tutti i vincoli devono riferirsi a celle previste sul modello, e che i valori contenuti nelle quantità debbano essere superiori o uguali a 0, non possiamo avere quantità negative. Clicchiamo su Aggiungi. Ultimo vincolo è che le quantità di produzione debbano essere quantità intere, perciò non decimali. Una volta inseriti tutti i vincoli, sarà sufficiente cliccare sul pulsante OK, si ritornerà nella finestra di dialogo principale dove verranno riepilogati i vincoli da noi inseriti. In caso di errore sarà sufficiente selezionare e cliccare su Cambia. Una volta verificate tutte le impostazioni sarà sufficiente cliccare sul pulsante Risolvi. Anche in questo caso, come per la ricerca obiettivo, il risolutore attiverà un processo iterativo di tentativi cercando la soluzione che soddisfi tutti i vincoli e massimizzi il valore, in questo caso della cella profitto. In questo caso Excel ci comunica che è stata trovata una soluzione, tutti i vincoli e le condizioni di ottimizzazione sono stati soddisfatti. Si può scegliere tra mantenere la soluzione proposta dal risolutore oppure ripristinare i valori originali. Di fatto accettiamo la soluzione proposta dal risolutore, in quanto effettivamente è la stessa che avevamo trovato noi precedentemente. Il risolutore può ovviamente risolvere problemi anche più complessi. In questo caso abbiamo lo stesso problema di prima, ma i macchinari sono due.
con due capacità produttive diverse, soprattutto tempi di produzione diversi per ciascun prodotto. Attiviamo il risolutore dove sono già state inserite tutte le diverse impostazioni. Essenzialmente sono le stesse impostazioni del problema precedente con un vincolo in più, ossia che la capacità produttiva del secondo macchinario non venga superata. Cliccando su Risolvi vediamo che il risolutore propone una soluzione. In questo caso non si tratta solo della quantità di un solo prodotto, ma di un mix produttivo di più prodotti. Accettiamo la soluzione, ma vediamo che sembra un vincolo, sembra non essere stato rispettato, sia quello dei numeri interi. Andiamo a verificare, il vincolo era stato inserito, però cliccando su Opzioni verifichiamo di eliminare questo flag ignora vincoli su numeri interi. Facendo rigirare il risolutore otterremo una soluzione con un profitto leggermente più basso, ma con quantità di produzione intere.